Laila, che cosa ci fate qui? Stiamo cercando il tuo razzo. Non volevo barare col mio progetto. L'ho rimpicciolito per trasportarlo più facilmente. Sì, è stata la prof a farsi un'idea sbagliata. Sul serio? Non volevi presentare qualcosa di miniaturizzato? No, solo delle piantine con i colori dell'arcobaleno. Sono saltata alla conclusione senza tutti i dati. Scientificamente parlando, ho commesso un errore. Oh, ti chiedo scusa, Polly. Scuse accettate, Shani. Non vorrei interrompere questo momento di amicizia, ma se il razzo va nel compattatore, il carburante nel serbatoio farà... Badaboom! Prendiamolo! Grisel! Saltiamo i convenevoli e datemi subito il medaglione! Mangi questi avanzi! Oh! Oh, così avete deciso di giocare sporco, eh? Pappatevi questo tacco di martedì, oggi che è venerdì! L'arma più micidiale. Vecchi calzini sudati che arrivano dallo spogliatoio maschile. Datemi il medaglione o vi riempio di calzini puzzolenti. No, no. Non sono solo vecchi putridi e letali, ma anche spaiati. Questo è un vero e proprio incubo. Potere mini palli. Gwen, seguile! Ci sto provando, Didi! Dobbiamo fermarlo. Se ci vede in questo momento, avrà le prove che sta cercando. Andiamo, passeremo dall'esterno. Rientriamo dalla stanza di Paz. Potere Mega Polly! Ci deve essere una prova. Ehi! Ciao! Siete proprio le fanciulle che cercavo. So che il signor Huffman pensa che abbia lavorato così bene nel comitato da togliermi la punizione, ma non voglio mollare. Vi aiuterò comunque. Vuole aiutare se stessa a svelare il tuo potere al mondo intero. Nicholas, non abbiamo bisogno che tu ci dia una mano. Lasciaci lavorare in pace. Oh, d'accordo. Non è la prima volta che mi snobbano. Ma vengo a scuola con voi e seguiamo le lezioni insieme. Non posso stare lontano da te e dalle tue amiche, indipendentemente da quello che voglio scoprire. E adesso come facciamo a usare il medaglione? Già, Nicholas ci può spiare come quando vuole. Oh, perché non lo ipnotizziamo? Così dimentica tutto quello che ha visto. Beh, se non ci rimpiccioliamo non corriamo pericoli. E se venerdì sera la sua diretta sarà un fiasco, tutti penseranno che si inventa le cose. Perciò, durante il ballo, non dobbiamo rimpicciolirci. Ah, guardate che meraviglia! Sarà un successo! Un allestimento eccezionale! Shani, raddoppia il tulle davanti alla... tana del topo. Deve essere così coperta da darmi l'idea che sia esistita solo nella mia immaginazione. Sbrighiamoci, non ho tempo da perdere! A dire il vero, questo è il tuo unico impegno fino alla sera del ballo. Che ci fa qui una statua gigantesca del sindaco Bane? Ma non era tra le decorazioni che avevo scelto? È una piccola sorpresa che ho fatto preparare per la sera del ballo. Non dovete ringraziarmi. Le ho detto per caso che può riposarsi? Ma sindaco Bane, io... Passami subito la mia ordinanza. Ecco la vostra altezza. Ah, vostra altezza, mi piace. Con decreto del sindaco Bane si stabilisce che tutti debbano obbedire a qualunque sua istruzione, senza lamentarsi, se no la punizione sarà severa e immediata. Fatta, è legge. Agli ordini, sindaco.
essersi alzata con il piede sbagliato stamattina. Il suo modo così prepotente di parlare mi ricorda... Non vi dovete preoccupare. I sindaci sono così. Lei è d'accordo con me, agente? Shani, la preside delle medie di Scantville ha postato online una foto in cui ci sono lei e i suoi bravi allievi. E io voglio postarne una per avere più like. Ecco per... Beh, sì, per una questione di lavoro che interessa ai docenti. Quei barattoli per la colletta alimentare sono lo sfondo perfetto per il selfie. Questo intende... devo essere sincera. Vede, preside mondo, il problema di questi barattoli è che... Cos'è stato? Mi scusi, la colpa è mia. Ho un po' di singhiozzo. Già, vedo. E adesso scatto qualche... No! Hai il singhiozzo e anche un attacco di sbadataggine, a quanto pare. Penso che avrai una giornata molto difficile, Shani. Avanti, sistema le scatolette che sono cadute. Polly, Nicholas! Siamo qui! Potere Mega Polly! Adesso smettiamola di giocare. Dobbiamo concentrarci sulla colletta alimentare, abbiamo poche ore. Hai ragione, quello che voglio è rendermi utile e rifornire di cibo la mensa dei poveri. Anche Capitan Spauracchio donerà una delle sue scatolette. Qui è tutto pronto, spero che Laila abbia sparso la voce in giro. Sicuro, Laila è un asso. Nessuno diffonde le notizie come lei. Ricordi quando ho preso il voto più alto in matematica? Alla fine della giornata lo sapevano tutti a scuola. Woohoo! Non sono affatto preoccupato, ma... Dov'è finita Laila? Penso che stia pubblicizzando il grande evento. Già, ma dove si è cacciata? Non ha risposto a nessun messaggio. Davvero? Questo non è da lei. Strano. Ai miei risponde anche quando non glieli mando. Questa giacca! Oh, per tutti i vestiti a bua della terra! Ti giuro, non ci posso credere! Ogni suo abbinamento è perfetto! È la stilista migliore che ci sia. Devo farmi notare da lei. È ora di darsi una mossa! Che ne dici, Bonita? Pensi che potrò diventare la prossima Blair Delaware? E così non ha né voglia né tempo per insegnare a me, ma ne ha e come per stare insieme a quei ragazzi. Dovremmo... Ci puoi scommettere. Potere Mega Polly! E io allora gli ho detto, quelle lì non sono ciambelle, sono le ruote del mio skateboard! Peace! Oh no! Conosci quelle imbranatelle? Vattene, Polly, è un posto solo per veri skater! Sul serio, mi mandi via, fratellino? Ah, quella è tua sorella! E voi fate le cose insieme, capito, gente? Pierce esce con una, peccato che sia la sua sorellina! Ferme lì, ragazzine. Qui possono allenarsi soltanto gli skater più bravi. Noi siamo abbastanza bravi. La giovane nanerottola si considera quasi una campionessa. Ha! Meglio che usiate la rampa per i bambini. È più adatta alla vostra microaltezza. Buona questa! Questo sport in genere è simpatico. Peccato che quel tipo lo sia un milione di volte meno di quanto pensi. Anzi, è veramente antipatico. Anche noi abbiamo il diritto di allenarci. Non solo noi, anche lui, direi. Bravo, ottime mosse. Grazie. Io sono Polly e loro le mie amiche Laila e Shani. Piacere di conoscervi, io sono Amal. Perché non ti alleni nella pista grande? Sei forte! Intendi quella di Devin? Ma figurati, non mi lascio neanche avvicinare. Non è giusto, quell'area del parco dovrebbe essere di tutti. Spiegalo a lui se ci riesci. Sì, lo farò. Riprendiamoci il nostro spazio. Vi auguro buona fortuna, perché immagino che ne avrete molto bisogno. Ehi, aspettatemi! Vogliamo che lasci che Amal e tutti gli altri bambini si allenino su questa pista. Scordatevelo. Gli imbranati qui non li vogliamo. Prendete Pierce.
Il ragazzo ha dimostrato di essere bravo ed è entrato nel mio gruppo. E per non essere sbattuti fuori, bisogna fare quello che dico io. Vero, amico? Se lui ha dimostrato di essere in gamba, posso farlo anch'io. E anche loro, ovviamente. Non esiste, è impossibile che la nana sia al nostro livello. Vuoi scommettere? Oh?